Ciao a tutti e ben ritrovati nel canale In Cucina con Graziella. Oggi sono andata passeggiando per i boschi e guardate cosa ho trovato, degli asparagi. Sono sottili perché è periodo che non sta piovendo, per cui non sono troppo cresciuti, però nonostante ciò sono buonissimi. Che cosa faremo con gli asparagi? Una semplice frittatina. Una frittatina con gli asparagi. Allora, prendo le uova. Allora, vi faccio vedere, prima di iniziare a battere le uova, vi faccio vedere come si puliscono gli asparagi. Naturalmente è facilissimo, bisogna spezzare la parte dura, quindi togliere la parte più dura e utilizzare solo l'asparago più tenero. Guardate, io già ne ho fatti alcuni che li ho lavati. Poi li taglierò e li soffriggerò semplicemente con nell'olio di semi, dove poi unirò il battuto di uova. Quindi non vanno assolutamente lessati perché perderebbero la parte più buona dell'asparago, quindi la parte nutriente degli asparagi. Andiamo quindi con la preparazione delle uova. Questi sono già lavati. Allora, ora dobbiamo battere le uova. Queste sono uova biologiche, quindi sono sanissime perché sono delle mie galline. Però io, nonostante ciò, sono premurosa e quindi le aprirò prima in una ciotola. Questo sempre per controllarne la freschezza. E poi dopo le passo in ciotola. Ecco. Sarà una frittatina di 5-6 uova. Aggiungo un po' di sale. E battiamo le nostre uova. Faccio a pezzetti gli asparagi, grossolanamente naturalmente. Allora prendiamo una padella e scaldiamo dell'olio di semi. Facciamo arrivare a temperatura e dopo aggiungiamo i nostri asparagi e li facciamo soffriggere un paio di minuti, dopodiché le uova. Ho fatto la prova con un asparago, guardate, è a temperatura, la padellina un po' vecchia ma è molto funzionante. L'olio ben caldo, ho aggiunto gli asparagi e lascio soffriggere abbassando un po' la fiamma per un paio di minuti, dopodiché aggiungerò le uova battute. Dopo 2 minuti gli asparagi sono cotti, termineranno la loro cottura con le uova. Aggiungo le uova battute, smuovo un poco l'uovo e gli asparagi in modo che l'uovo vada e si distribuisca in tutta la padella. Poi copro e lascio cuocere, dopodiché la gireremo. Io la mia frittata la giro sempre nel lavandino, così se gocciolo un po' d'olio non succede nulla. Voilà, guardate che frittatona. Altri 2 minuti e la facciamo cuocere nell'altro lato. Ed ecco la frittata di asparagi. Ottima per una gita, per una scampagnata, per una passeggiata. Buona Pasquetta da In Cucina con Graziella. Vi raccomando, iscrivetevi, attivate le notifiche e tutti i prodotti sono in descrizione. Ciao ciao!